Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi, Ciao ciao a tutti. Stefano, E tra poco, buongiorno. proprio insieme a te, un ospite gradito, dai, per qualcuno che ha scritto pagine importanti della storia del calcio italiana, ma direi pure mondiale, visto poi quello che accadde parecchi anni fa, qualche anno fa, dai, Forse è diciamo più così. mondiale che italiana, Ecco, pensa un po'. Vabbè, proprio così, aspettiamo. una grandissima stagione fece in Italia e poi insomma in ambito proprio mondiale scrisse pagine importanti. Stefano, perché? Perché oggi tornano le coppe, è uno dei rimpianti di una Roma che si può stare a ragionare tutta la settimana, ma quello che conta ormai è quello che abbiamo detto un po' ieri, no? I risultati e partita dopo partita, la Roma ne ha una settimana di partita, ci si può dividere. Oggi tutti i quotidiani tornano sul tema Francesco Totti per risolvere il mal di gol, ma adesso il riscontro del campo è l'unica cosa che conta. Sì, io non mi sono già espresso ieri su questa cosa, è una delle cose che più mi mette malinconia, insomma, anche l'idea, anche per come viene trattato, secondo me anche in molti casi, come mi è capitato del resto tanto in carriera, anche con molta, c'è molta strumentalizzazione, cioè nel senso che Totti per primo, penso sia abbastanza lucido per capire che è evidente che chi ne invoca l'utilizzo si dimentica il fatto che, di quello che, quello, l'età che ha e da quale situazione venisse. Poi il solito discorso per cui a parità di situazioni così incasinate come quella della Roma attuale, uno come Totti, anche Zoppo, le solite battute, più efficaci di uno fintamente sano, sono balle, sono solamente balle. Non mi piace per niente questo utilizzo che è stato dato, meno che mai mi piacerebbe se fosse vero, come qualcuno scrive stamattina, che Totti è rimasto, si è offeso per il mancato utilizzo. Io francamente, insomma, non, cioè, non, vorrei veramente che tutto quanto venisse riportato nell'alveo di una razionalità che francamente non vedo nella Roma, che è la cosa che mi preoccupa di più, e non vedo fuori nei commenti alla Roma, e questo non mi sorprende per niente, ma insomma anche quello poi tende ad essere un problema, problema minore peraltro, perché il vero problema è dentro la Roma. Io sono Vediamo quello che accadrà. d'accordissimo, sillaba per sillaba, sottoscrivo quello che ha detto Stefano. Anzi, aggiungerei, se c'è un modo ideale per non centrare il problema è metterlo in questi termini. Cioè, a Roma non ha vinto a Torino perché mancava Totti, adesso si aggrappa a Totti per riuscire a prendersi il secondo posto, come se fosse Francesco Totti quello che ha segnato 26 gol 7 anni fa, 8 anni fa. I gol su azione sono 3. È un problema metterla così anche per il futuro. Possibile, stai, che si finisca sempre lo stesso meccanismo poco No, virtuoso che conosciamo qui in questa è città, che non ha inquietante, speranza. è inquietante. Mi auguro che che veramente in chi lo scrive ci sia appunto il desiderio di trovare uno spunto, perché capisci che quando tocchi il totem vai, no, vai sempre sull'onda della popolarità, perché è chiaro che metti in discussione un fenomeno come Francesco e suscita sempre, non, la gente, delle reazioni. Però mi auguro che sia quello, perché se uno lucidamente sostiene che le partite si possono vincere soltanto con l'utilizzo di un signore di 39 anni, di cui abbiamo visto tutti, ma io francamente penso che su questa cosa le persone serie non possono più nascondersi. Io mi auguro che anche intorno a Totti ci si muova con una certa chiarezza, cioè non può esistere al mondo che un giocatore di quell'età e nelle condizioni in cui è apparso proprio a livello di rendimento anche quest'anno, non si può pensare che in quelle condizioni e con quell'anagrafe sia ancora l'architrave di una squadra che evidentemente è stata sbagliata, che evidentemente ha dei problemi strutturali, ma che altrettanto evidentemente non può ripartire da lui. Cioè, tu ce l'hai, ma deve essere sempre un'aggiunta, una risorsa in più. Non potrà mai essere, non potrà più essere purtroppo, come è stato per secoli, il giocatore cui aggrapparsi in momenti di difficoltà, ad cui chiedere il guizzo di classe, l'inversione. Lui quest'anno è riuscito in una partita, probabilmente la più importante dal punto di vista psicologico, a tirar fuori la classe infinita che ha, però insomma è stata una situazione assolutamente occasionale, ripeto, anche fortunata per la contingenza, ma appunto, cioè non si può pensare di partire da Totti. Significa, certo, in questo momento che vuoi fare? Ce l'hai, lo utilizzi, Certo. ma guai a pensare che lui possa essere la panacea di una squadra evidentemente sbagliata. Difficoltà. Allora, Stefano, per continuare a parlare proprio di attaccanti, e ci fa piacere averlo in diretta proprio con te, perché poi in un determinato periodo, sappiamo, l'hai vissuto, chiaramente era giornalista da Beh sì, protagonista, molto più della di tua noi. vita professionale, della nostra vita, Esatto, prima di all'epoca da essere. appassionati adolescenti che Come seguivamo sono. il calcio. Quindi Stefano Petrucci, Dario Bersani, abbiamo il vero piacere di avere in diretta Totò Schillaci. Schillaci, buongiorno e grazie per la disponibilità. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Stefano, Buongiorno, partiamo, buongiorno. cominciamo proprio da te, Stefano.
Ma sì, io vorrei chiedere a Totò una cosa, insomma, mi rivolgo a Totò soprattutto come ex juventino, no? Visto che insomma è stata la squadra più prestigiosa della quale ha fatto parte, e ne ha fatto parte con grandissimo successo. E, perché qui da Roma, insomma, parliamo alla radio essenzialmente romana, Totò, quello che sorprende, al di là delle antipatie, del tifo, eccetera, è la capacità della Juventus, direi in tutte le epoche, la tua certamente, ma anche in questa, di rialzare sempre la testa e di comunque quasi di zittire qualsiasi tipo di polemica, perché alla fine sembra la squadra che è in grado sempre di portare a casa quello che cerca, con una rabbia che sembra prescindere anche dagli interpreti, che giochi te, giochi Platini o giochi oggi i giocatori attuali, la forza è sempre quella. Qual è il vero segreto di questa realtà? Pronto? Ci senti? Sì. Ci senti, Totò? Sì, sento male. Ecco, chiedeva Stefano Petrucci, non so se sì. Tu abbia avuto modo o meno di ascoltare la domanda. Qual è il segreto? Stasera la Juve torna in campo a prescindere dagli interpreti, rimane la mentalità anche senza Conte, e quest'anno con Allegri stagione entra nel vivo, però stiamo parlando di una squadra sempre protagonista ai massimi livelli. Certo, no, ma naturalmente la Juve è protagonista da diversi anni, l'era di Conte, ora è subentrato Allegri, quindi continua sempre ad avere costante di essere la squadra più forte nel campionato italiano. Oggi la Juve non ha un rivale che possa competere con la Juve nel campionato italiano. La Juve ogni anno si rinforzerà sempre, perché l'obiettivo della Juve è quello di vincere il campionato e di puntare alla Champions League. Oggi la Juve incontra una squadra che sulla carta dovrebbe essere facile, ma non è così, perché sappiamo che la Champions League è una competizione molto difficile, e quindi squadre che arrivano ai quarti di finale naturalmente sono squadre importante, squadre forte, quindi si gioca in un'andata e ritorno, e quindi l'Olimp Marsiglia cercherà di fare la sua partita, soprattutto di non prendere gol, sfruttando anche il girone e la partita successiva giocandola in casa, quindi non è facile, anche se rispetto alle squadre che sono rimaste è andata bene. Monaco non è proprio il massimo della vita, certo. Il campo a volte non è così, perché il campo si gioca in 11, si gioca in 180 minuti, e quindi allenatori... è sempre meglio dirlo dopo se sia andata bene o meno, perché un conto è il sorteggio, un conto è vedere poi sul campo se è andata bene o meno, perché le partite dobbiamo vedere, certo. Totò, si discute tanto qua in Italia in Serie A di attaccanti che fanno la differenza. Con Guardiola, col Barcellona, si è iniziato a parlare di falso 9, dell'attaccante che non aveva più le caratteristiche del bomber d'area di rigore. Ma questo può succedere se hai fenomeni come Messi. Noi tutti e tre, Dario, Stefano ed io, riteniamo che poi la punta centrale, l'attaccante, serva ancora. Diciamo che il sistema del gioco è cambiato di parecchi anni. Oggi gli allenatori hanno un modo di allenare diverso rispetto agli allenatori di prima. Oggi gli allenatori pretendono anche dagli attaccanti di ritornare a centrocampo nella manovra del gioco, di fare profondità e soprattutto di iniziare il pressing già dalla difesa, quindi gli attaccanti oggi sprecano molto molto energia rispetto a quando giocavo io nel passato, che c'era la punta centrale tipo Casiraghi o un Toni di adesso. Oggi sì. Invece nel gioco che attuale gioco, che gioca molto con molta velocità, pressing, molti falli, quindi gli allenatori pretendono gli attaccanti che iniziano il pressing già dalla difesa avversaria, e quindi per interrompere o per non farli uscire dalla limite nell'area offensiva della squadra avversaria. Quindi è un modo di intraprendere diverso rispetto ai miei tempi. Certo, avere un giocatore, un attaccante ad aria sulle fasi
che possa fare entrambi i ruoli, diciamo così, il lavoro in modo diversificato sarebbe ottimale. Stefano, questa è stata un'evoluzione del ruolo naturalmente, no? Però poi il rischio, certo, è di affidarsi a degli atipici, a troppi atipici. Nel panorama italiano si intravedono attaccanti che possano far tornare il nostro calcio ai fasti di un tempo? Ci sono attaccanti su cui puntare, magari tra i giovani, anche molti di quelli che sta provando Conte dalla scorsa estate? Certo, diciamo che oggi nel nostro calcio italiano, diciamo, c'è ben poco da vedere, soprattutto con tutti questi stranieri che giocano nel campionato italiano. Quindi ospitano i nostri giocatori. Certo, Conte sta cercando di vedere un po' dappertutto, soprattutto di poter prendere qualche giovane interessante che sia attaccante o centrocampista. Certo, è compito facile, perché dicevo prima, con tutti questi stranieri che ci sono, oscurando i nostri giocatori, alla fine quello che ne risente è la nazionale. E quindi il mio punto di vista, ai miei tempi, quando giocavo io, si sceglievano i giocatori delle squadre più importanti, Juve, Inter, Milan. Oggi invece si va a cercare nel Sassuolo, nel Empoli, quindi c'è molta più, Conte sta cercando di vedere anche giocatori molto interessanti. Diciamo che è una nazionale molto giovane e, insomma, da crescere, insomma, da lavorare. Ancora sperimentale, ecco, appunto, Totò. Adesso appunto Stiamo per liberarti. L'ultima domanda, però, la lascerei a Stefano Petrucci, perché quando Totò Schillaci ci dice ai miei tempi, Stefano, ci prende un po' magone, perché sembra siano passati 40 anni. In realtà Italia 90, sono 25, però i tempi di Marino, lì del ritiro dell'Elio Capala, non sembravano così lontani. È un po' struggente questa sensazione. No, anche perché poi, tra l'altro, Totò ha incrociato allenatori, uno su tutti, Zeman, che ancora è in attività, anzi con Zeman, da Zeman lui ha sempre fatto i complimenti anche per come lo ha preparato, ecco. E io a Totò questo vorrei chiedere, proprio sul livello tecnico del campionato. Totò, noi abbiamo una scuola di tecnici ancora molto importante, però il campionato è quello che è, le partite le vediamo, insomma, se tu togli le 5-6 squadre che si giocano i primi posti, il resto è abbastanza, con qualche eccezione, sembra abbastanza mediocre, ecco. Cosa pensi, quale possa essere la strada per riportare il nostro calcio a livelli anche di spettacolo, di livello tecnico più importante? Guarda, domenica mi è capitato così per caso di lavorare a quelli del calcio, e sono andato a vedere così l'Antico e la Lamezia Paganese, la Lega Pro. Io non vedevo una partita di Lega Pro da parecchi anni, e posso dirti che è scandalosa, guarda, ma partita del genere, dico, ma la C si è ridotta così veramente, cioè sembrava una squadra di promozione, attenzione, con giocatori ancora, i giocatori che secondo me che hanno iniziato nel mondo del calcio in quel momento. Cioè, oggi il campionato italiano si è equilibrato, naturalmente al di là della squadra della Juve, che è sempre la squadra più competitiva, però è un campionato molto molto equilibrato. Anche le squadre di provincia fanno anche un ottimo campionato, per esempio il Palermo quest'anno, che con la neopromossa di B, con una squadra mediocre, con qualche inserimento, sta facendo un campionato veramente ottimo, quindi senza avere speso molto, con dei giocatori interessanti che l'anno scorso nel campionato di B sono stati valorizzati, Dybala, quindi faccio un esempio. Però è un campionato, secondo me, che non ha più i suoi colpi forti, e si vede l'entusiasmo anche nel campionato. Ci sono delle partite che, secondo il mio punto di vista, non sono più come sulla carta, sicuri, o sulla carta di cui uno può dire questa domenica vince questa squadra. Invece è un campionato che si è livellato verso il basso, il livello di competitività è proprio così. Il livello tecnico è sceso molto rispetto
a tanti anni fa. Certo. Oggi il calcio è basato tutto sulla corsa, sulla velocità, anche se un giocatore tecnicamente non è molto bravo, ma oggi gli allenatori hanno questa mentalità di se non corri non giochi, anche se sei a livello così mediocre, certo, l'importante è che corri. Quindi è cambiato un po' il sistema di calcio. È cambiato proprio il mondo. Prima si giocava uomo, oggi invece tutti gli allenatori giocano a zona, quindi è un po' il sistema che ha cambiato molto e il livello tecnico è sceso molto. Decisamente. Totò Schillaci, per noi è stato un vero piacere averti in diretta, ti ringraziamo per la disponibilità. No, ringrazio voi e quando volete mi potete chiamare. Grazie di cuore, grazie a te. Insomma, Stefano, qualcosina Totò Schillaci l'ha fatta, soltanto ricordando il titolo di capocannoniere proprio in quei mondiali del 90, 6 gol, l'ultimo fatto a Bari nella finale per il terzo posto. Cioè... ricordiamo, no, quegli occhi da matto che sono diventati quasi uno spot di quella nazionale, che poi finì in maniera disgraziata, anche uno dei mondiali organizzati dal punto di vista anche direi politico nel modo peggiore, insomma, con lasciamo stare, andremo molto lontano, sì, ricordi, ci porta fuori la di fregnaccia che fu infilata. No, la cosa che mi è piaciuta molto di Totò è che nella sua semplicità, sa, a differenza di tanti altri che poi per quali quando escono da un mondo, lui per qualche verso ci è rimasto agganciato perché qualche cosa ancora fa, si fa vedere in queste trasmissioni, no? Parlare di pallone, tendono sempre a essere buonisti, no? A dire sì, no, vabbè, ma ci sono grandi speranze. È stato molto duro nel giudizio, no? Quella cosa che ha detto sulla partita di Lega Pro di Serie C, è una cosa vergognosa, sì, viva la faccia della sincerità. È stata la cosa di campo più che ci ha colpito di più, sì, in effetti. Sì, 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 questo è. Il personaggio è questo, è sempre stato questo, e per questo piace. Io penso anche trasversalmente, ecco, sì, penso che al di là del fatto poi qui a Roma ha giocato nella Juventus e poi nell'Inter, insomma, magari tendenzialmente non c'è grande simpatia, però lui è sempre stato uno molto, molto diretto, molto schietto. Ecco, a me, sarà che quel mondiale, perché ovviamente Schillaci chiama mondiale, chiama Italia 90, Stefano, per chi ha assistito a quelle partite, a me è capitato di vederle praticamente tutte, tranne quella con gli Stati Uniti quell'anno, all'Olimpico, e lì ti assicuro che per un attimo, solo per un attimo, non ti ricordavi Roma, Inter, Juve, Milan, sì, no, perché è vero, per poco, cioè non era come adesso, sarà perché no. Comunque a Roma era rappresentata con Giannini, c'era tutto, c'era Baggio, c'era Giannini, c'era Schillaci, c'era Vicini in panchina, c'era altro personaggio trasversale, cioè, era una nazionale che piaceva a tutti perché erano poi tutti quelli dell'Under 21 quasi, a parte qualche aggiunta. Ti ricorderai, fece eccezione Napoli, dove intelligentemente si fece in modo di andare a giocare una semifinale, la federazione allora era di Matarrese, fece un capolavoro, al contrario, in quel senso, fece eccezione Napoli perché a Napoli c'era Maradona, insomma, adesso onestamente Firenze, con tutta la scarsa simpatia che abbiamo a queste latitudini per Napoli, dobbiamo pensare che fosse successo anni prima con la Roma, con Falcao, fai conto, avessero giocato all'Olimpico, anche lì il pubblico sarebbe stato combattuto tra pure io penso. Azzurri, no? È il giocatore più grande che tu hai mai visto con la maglia della tua squadra. In effetti quel giorno Napoli non è che tifò per Maradona, ma insomma c'era un accompagnamento molto meno assordante rispetto all'abitudine. Poi il resto lo combinarono in campo, riuscendo a far segnare di testa Caniggia, insomma, Ferri e Zenga, esatto. E Stefano, dai, sono le 9:28, noi per oggi ci fermiamo qua con te, ci faceva piacere avere insieme a te proprio Totò Schillaci, perché sicuramente proprio anche dal punto di vista professionale l'hai vissuto molto più di noi, e di Roma, del calcio, di coppe torneremo a parlare domani, e per te chiaramente l'appuntamento è rimandato oggi pomeriggio alle 14. Grazie. Ciao Stefano. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao.